La Sunese continua la sua marcia in vetta alla classifica e dopo il pareggio di Ornavasso riprende la sua marcia inesorabile. I lupi bianconeri hanno sconfitto per 2-0 il Gravellona, sempre più invischiato invece nella zona retrocessione. Il vantaggio della squadra di Cerutti arriva al 40° del primo tempo, angolo di Libraron e colpo in testa vincente il difensore goleador Maurizio Natoli. Il raddoppio in chiusura di partita al 42° della ripresa, a mettere il punto esclamativo sul match è Poletti con un bel fendente che non lascia scampo a Bozzetti. 2-0 per la Sunese, ormai lanciata verso la promozione.